Buonasera a tutti, benvenuti a questa Buonasera, buonasera a tutti. seconda serata insieme. In rispetto della zona rossa, io e Mileto, che spesso, come sapete, siamo in diretta insieme nello stesso spazio, tamponati a distanza. Per questo weekend abbiamo chiaramente pensato di rimanere ciascuno nelle proprie abitazioni. Per il prossimo fine settimana valuteremo in base alla normativa, in base a quello che sarà. E magari ritorneremo nella stessa stanza. Potrebbe essere una stanza nella Miletoteca che tutti quanti sono curiosi di vedere nel virtual tour, o potrebbe essere il nostro ufficio, il mio studio. La stiamo valutando insieme varie modalità. Per questo, però, sappiate che saremo nuovamente sotto lo stesso tetto. E ci sembrava però carino questa sera essere insieme sullo schermo in una modalità virtuale e raccontarvi un po'. In un viaggio inusuale e originale, il grande mondo della primavera nell'arte. Buonasera Antonella. Mile, ci sei? Sì, ci sono, ma non mi vedo perché c'ho quel problema. Vabbè. Sì, nel senso, l'importante è che tu veda lo schermo e che poi Sì, guardando vedo lo solo. schermo, ma. Altrimenti penso che Silvio potrà in caso Non. di muovere le slide laddove ci Tanto fosse un problema. si vede la copertina, no? Assolutamente sì. Ok. Quindi siamo perfetti. No, questo è l'importante. E come vi dicevamo, abbiamo pensato poi Adesso di ci rimanere siamo. ciascuno nella sua dimora e poi vedremo nel prossimo weekend per la masterclass come unire ed uniformare il nostro lavoro. Come potete vedere, abbiamo deciso di iniziare insieme questo viaggio definendolo un viaggio nella bellezza, attraverso i grandi capolavori dall'età romana alla street art. Faremo quindi un viaggio nella storia e nell'arte, il cui tema comune sarà però quello della primavera. La primavera che avrà varie evoluzioni, quindi ne parleremo come concetto temporale, come allegoria, come metafora. Dal mondo romano all'arte contemporanea daremo insieme un'analisi, speriamo anche originale ed interessante, per condividere con voi oggi, 21 marzo, l'inizio di una nuova stagione e speriamo, perché ne abbiamo molto bisogno, di una rinascita nell'arte e nella cultura. Do la parola a Mileto, che in questa prima parte del nostro intervento a due voci farà un incipit sul concetto temporale della primavera, partendo proprio dalla data odierna, dal 21 marzo. 21 marzo abbiamo deciso di utilizzare questa, presentare questa tematica che è quella appunto della primavera, il tema della primavera, affrontato sotto vari punti di vista. Quindi anche uno di carattere, un brevissimo accenno di carattere astronomico, ma soprattutto per sottolineare un aspetto. Innanzitutto abbiamo messo qui, vedete, il sistema, la Terra che ruota intorno al Sole, in particolar modo vediamo che i due momenti, quelli più distanti, il solstizio di giugno e il solstizio d'estate, sapete, no? Sono quelli che danno riferimento appunto all'estate e all'inverno, so, il solstizio, scusate, invernale e quello estivo. Mentre invece noi parliamo ovviamente degli equinozi. E quindi di conseguenza, con il riferimento dell'equinozio, noi siamo appunto al 21 marzo e 23 settembre, sono le due date di riferimento dell'equinozio che introduce astronomicamente la primavera e quello invece di settembre che introduce astronomicamente l'autunno. Ora, per quanto riguarda la primavera, questo del 21 marzo, vedete, nell'equinozio è il momento in cui i raggi solari sono perpendicolarmente in asse con l'asse della rotazione terrestre, quindi in riferimento. Per cui questo è il momento in cui le giornate cominciano fondamentalmente, insomma, no, come sapete, ad assumere una connotazione anche dal punto di vista proprio climatico, che poi anticiperà quelli che saranno i periodi più caldi dell'anno. Tutto questo però a noi ci serve per stabilire un contatto fondamentalmente. Quale tipo di contatto? Ovvero un criterio. Considerate che noi siamo abituati a ragionare in termini, quanto riguarda il tempo, in termini lineari. Noi spesso parliamo anche dal punto di vista storico, no? Del passato, del presente, del futuro. La nostra concezione, il nostro approccio è spessissimo
in conseguenza di una linearità, di una conseguenzialità lineare del tempo. Mentre invece per secoli, per millenni, l'uomo ha ragionato, pensando al tempo, in termini circolari. Questa forse è la grande differenza, soprattutto poi con l'ultimissimo periodo, con l'industrializzazione in particolar modo, ma insomma, soprattutto poi con il secolo, col XX secolo. In passato invece il tempo era sempre considerato circolare perché faceva riferimento al ciclo delle stagioni fondamentalmente. E tanto che anche nella raffigurazione del tempo, dal mondo asiatico, che abbiamo inserito l'Ouroboro, o vi abbiamo messo il lontocefalo del Museo Vaticani che è legato al culto mitraico, vedete la spirale, il serpente che si morde la coda sta a rappresentare la ciclicità degli eventi. Dopo l'inverno viene la primavera, dopo la primavera, l'estate, dopo l'estate l'autunno e poi nuovamente l'inverno, no? Così come anche questa ciclicità la possiamo avvertire in tempi più ristretti, non soltanto nei tempi dell'anno, ma nei tempi del quotidiano, perché dopo il tramonto viene la notte e poi c'è l'alba e il nuovo giorno. E quindi questa concezione ciclica, che poi è tipica delle culture agropastorali fondamentalmente, no? Perché poi era nel ciclo delle stagioni, era legato poi alle attività contadine, alle attività del lavoro della terra, che erano il primo sostentamento, è stato il primo sostentamento per la stragrande maggioranza della popolazione del mondo nel corso dei secoli. E questa concezione lineare noi la vediamo anche proprio nella... Citavo prima il culto mitraico, qui nello specifico, se vedete, questo è il rilievo di Mitra che si trova nel Mitraio del Circo Massimo, Santa Maria in Cosme, di Bocca della Verità, per capirci, con qualcuno siamo stati anche insieme. E nel riferimento mitraico si vede appunto Mitra che uccide il toro, si vede in alto a sinistra il sole, in alto a destra la luna, vedete quindi questi termini di ciclicità per l'appunto. E dal sacrificio del toro scaturisce un beneficio, difatti la coda si trasforma in spina di grano, è evidente. Ma l'elemento che maggiormente evidenzia questa ciclicità degli eventi, che poi, infatti si vede, c'è la fiaccola alzata e la fiaccola abbassata, no? Il giorno e la notte, il ciclo delle stagioni. Nel culto mitraico, che è un culto soteriologico, questa ciclicità stava a evidenziare anche la possibilità, per coloro i quali seguivano nel culto, per gli adepti del culto, di avere una vita, una speranza di una vita dopo la morte. Per cui dopo la morte questa ciclicità portava a un nuovo giorno, quello che per i cristiani sarà poi il Dies Natalis. E se guardate, vi ho messo quest'altra immagine, si vede appunto che proprio a rappresentare fisicamente, visivamente questa ciclicità, le colonne che si trovano ai lati, che circoscrivono in qualche maniera, che racchiudono, delimitano il rilievo, presentano uno il capitello, vi l'ho evidenziato, uno il capitello verso l'altro, l'alto, l'altro il capitello verso il basso, proprio a rappresentare questo tema ciclico. E di questo noi poi ne abbiamo anche una conseguenza, di questo elemento astronomico, ne abbiamo anche una conseguenza del vissuto. E negli ultimi anni si sta sviluppando tutto un campo di ricerca che è quello, la cosiddetta archeoastronomia, non c'entra nulla con l'astrologia, è proprio uno studio, un'applicazione scientifica, e si è visto, questa è nata soprattutto relazionando i cicli delle stagioni, soprattutto quelli poi da primavera all'estate, con i monumenti architettonici. E si è visto che alcuni monumenti, alcuni edifici, sono strutturati in maniera tale che la luce colpisce un punto particolare in giornate particolari, soprattutto in concomitanza degli equinozi, solstizi, ma soprattutto con gli equinozi. E difatti sulla Via Appia Antica c'è il celebre sepolcro degli equinozi che presenta proprio questa caratteristica. Ed è uno dei primi edifici del mondo romano che è stato letto in questa chiave. Vedete, presenta due finestre laterali. Qui vi ho messo sia il disegno della sezione, e poi si vede qui al centro la foto, l'immagine, e il raggio di sole che oggi, perché oggi magari se c'era qualcuno lì all'interno del mausoleo può aver ammirato, apprezzato proprio questo evento, proprio il giorno del 21 marzo il raggio di sole colpisce perfettamente il centro. Quindi Quindi ci sarà non è giusto il l'unica 21 immagine, marzo.
nel mausoleo ci sarà giusto un piccione perché è tutto chiuso. Sì, oggi in realtà ci vivono dentro, quindi per quello lo dicevo, magari. Magari qualche piccione ha avuto l'ispirazione della luce, dice... o qualcuno che ci vive abusivamente, perché sì, per noi è un'utopia meravigliosa. Sì, ma così come al Pantheon, prima si andava sempre al Pantheon, no? Quando era aperto. Sì, va aggiornato. Difatti nel Pantheon, ecco che la foto successiva, si vede appunto l'elemento del Pantheon, il raggio di sole, anche qui negli ultimi anni gli studi hanno evidenziato, sempre di archeastronomia, qui la data però più significativa non è tanto il 21 marzo, ma il Pantheon, o meglio, il 21 marzo la luce entra e colpisce il finestrone che si trova sopra la porta, questo. Ma l'effetto, quello scenografico, lo si ha il 21 aprile, che per i romani era ancora più importante. Quindi mentre nella vita di tutti i giorni, del quotidiano, nel mondo contadino, il 21 marzo è il riferimento importante, il Pantheon, che è un monumento ufficiale, vede come suo giorno di maggior rilevanza il 21 aprile, perché come sapete tutti è il Dies Natalis, Urbis Romae, no? È il giorno natale di Roma. E se voi andate al Pantheon il 21 aprile, se potremmo farlo, come diceva giustamente Martina, ora, bello, potete ammirare proprio questo effetto, ovvero la luce che va a colpire l'arco, la ghiera di marmo che si trova sopra il portale d'ingresso, illuminandola proprio. Un fenomeno analogo è stato scoperto di recente, studiato proprio l'anno scorso, anche nel mausoleo di Monte del Grano. In determinate giornate, tra cui anche quelle degli equinozi, un raggio di sole che entra da una specifica finestra va a illuminare una nicchia che si trova proprio sopra la porta, all'interno del quale si è ipotizzato potesse essere una scultura, probabilmente quella del proprietario del mausoleo, anche se lì la questione resta ancora aperta, ma il fenomeno è stato rilevato e riscontrato. Quindi vedete, sotto questo punto di vista, uno stretto raccordo tra i fenomeni della natura e una loro applicazione, poi vedete, nel campo anche architettonico, no? Eccolo qua, vedete, il 21, raggio di luce, questo era l'anno scorso, due anni fa, tutta la gente, vedete, all'interno, eccolo qui, e si vede proprio la sfera che illumina la porta e l'arco superiore. L'effetto è molto scenografico, consiglio, se sarà possibile, di affacciarvi in quell'occasione. E questa ciclicità, però questo tema della ciclicità, che è ben presente nel mondo romano, vi dicevo, è presente in tutte le culture agropastorali, contadine, e è proprio il mito delle stagioni, il cui momento più alto ovviamente lo ritroviamo nella letteratura, nel mito del mondo greco, soprattutto per noi che siamo eredi di quelle culture, ed è proprio il mito di Core e Persefone. Qui c'è il verso di Omero: io sono Core, la giovinezza, l'innocenza, la leggerezza. Sono la dea del fiore. Questa tematica del fiore collegata alle stagioni poi avrà un ampio respiro in tutti il corso anche dei secoli a seguire, e lo vedremo soprattutto poi nel mondo dell'arte, ma non solo. Una stagione nella natura e nella vita di ogni donna. Io ho conosciuto l'oscurità dell'Ade, ecco già questa contrapposizione. Ho assaggiato i chicchi della melagrana, ritrovando così il mio nome, Persefone la Terribile, silenziosa signora del regno dei morti. Solo dopo aver varcato la soglia del buio, traversato il mondo delle ombre, posso risalire alla luce, tenendo fra le mani la sacra melagrana, simbolo dell'eterno ritorno. Vedete questa ciclicità? Si attraversa il buio e poi ritorna, si attraversa il buio e poi ritorna. Perché nel mito di Core e Persefone, molti di voi lo ricorderanno, questa è una pinax splendida del museo di Locri, di Reggio Calabria, proveniente da Locri. Pinax sono queste tavolette in terracotta, eccole qui, in cui è proprio rappresentato il mito del rapimento. E quindi Ade che rapisce Persefone, Core Persefone, e la porta negli inferi. Questo farà sì poi che lei diventerà regina degli inferi. Questa è un'altra pina che è straordinaria, splendida in questa sua rappresentazione, sullo stesso trono, eccole lì. Però vedete poi, con i frutti della terra. Perché? Perché in realtà Core e Persefone raggiungeranno un raccordo, in quanto la madre di Persefone, Cerere, Demetra Cerere, la dea delle messi, era letteralmente disperata per la perdita della figlia. Il raccordo prevederà
che Core si troverà 6 mesi negli inferi e 6 mesi invece tornerà alla luce dalla madre. Ed ecco spiegato il ciclo delle stagioni. Nei 6 mesi in cui lei è negli inferi, la madre è triste e quindi abbiamo l'autunno e l'inverno. Nei 6 mesi invece lei è con la madre, abbiamo la primavera e l'estate. Quindi in maniera anche molto poetica viene rappresentato e narrato questo straordinario ciclo, a cui poi sono legati anche tutta quanta una serie di culti di carattere misterico, in particolar modo i culti eleusini. Eccola qua, Cerere, eccola Demetra. Qui abbiamo messo la Demetra di Palazzo Altems e a destra quella monumentale con le messi in una mano, eccola, che si trova invece nella sala rotonda dei Musei Vaticani, per l'appunto. Quindi questa duplicità, questa figura che sta però a narrarci, a raccontarci questo continuo passaggio, questa alternanza. Però vedete, quando in apertura abbiamo detto che comunque la concezione del tempo non è lineare ma è circolare, si faceva riferimento a questo. I miti servivano poi a dare una spiegazione al perché di questo, ma tutto poi ruotava sul ciclo delle stagioni, fondamentalmente sul ciclo della terra, delle attività contadine. E questi sono i misteri eleusini. Tavoletta Ennio, Museo Archeologico di Atene, eccolo qua. E quindi questa, vedete, è proprio la parte, eccolo qua, del culto dei misteri, dove sono rappresentate anche qui, in questa tavola dipinta, ceramica attica sulla dipinta, e proprio le figure di Demetra si vedono, e di Persefone. E tra coloro i quali hanno narrato, questo è un mito senza tempo fondamentalmente, ovviamente si è scelto di inserire anche la figura più celebre, tra i più celebri presenti a Roma, ed è appunto il ratto di Proserpina nel capolavoro straordinario presente oggi all'interno della Galleria Borghese. Dico oggi perché originariamente non era lì, ma si trovava a Palazzo Compagni, in Aldoisi. Opera capolavoro straordinario, diciamo, di Gian Lorenzo Bernini, quel momento, e un dettaglio. Sì, infatti sì. Volevo proprio far vedere, sì, il dettaglio. Sì, ecco, lo metto. Sì, tra l'altro vi sveliamo questo meraviglioso regalo di primavera. Io e Miledo non ci vediamo, o meglio, lui non vede il mio volto. Noi siamo abituati ormai col respiro ad entrare. Lo dico perché non... Oggi sperimentiamo anche il teletrasporto e la corrispondenza intellettiva, perché non riusciamo l'uno a vedere l'altro, o meglio, io riesco a vederlo e a sentirlo, ma ormai siamo talmente abituati a lavorare insieme che faremo un po' come i flamines del culto di Augusto, con le antenne in testa, e quindi arriveremo praticamente ad intercedere l'uno sull'altro e andare insieme quasi ormai nel teletrasporto. E no, vi volevo dire una cosa, appunto, mentre parlava Mileto, molto bella. Quando Bernini realizza quest'opera, e lo fa, come diceva giustamente Mileto, per un altro contesto, per la Villa Ludovisi, la Villa delle Meraviglie, oggi non più esistente nella zona di Via Veneto, fa quest'opera per raccontare una storia, ma anche per contestualizzare un mito, quindi per far sì che attraverso questa narrazione si possa dare un significato, un senso al tempo, quindi in maniera allegorica. E la figura di Persefone, Proserpina, che si dimena da Ade, il quale le inserisce in maniera straordinaria queste mani nel corpo, la avvolge, è emblematica, perché la figura di Proserpina diventa la figura di una donna che piange, che si ribella, il cui volto è rigato da lacrime vere, i cui capelli sono mossi dal vento, il cui panneggio, le stoffe, sembrano quasi appunto volare al soffio del vento. Ecco, Bernini in questo lavoro vuole raccontare come attraverso il rapimento di Proserpina, nella cultura antica si andassero chiaramente anche, no, a giustificare i mesi, quindi l'alternanza delle stagioni. Proserpina scende nell'Ade, arriva l'autunno e l'inverno. Proserpina ritorna sulla terra con l'equilibrio e il compromesso di cui parlava Mileto, ed ecco che arriva la primavera. Questa figura di Core, Persefone, Proserpina, questa figura di donna sarà un emblema straordinario che i grandi artisti dell'arte dal Rinascimento al Barocco
trasformeranno nell'emblema della bellezza, della rinascita, della primavera, di cui parleremo anche dopo con il lavoro di Botticelli. Una cosa solo, Marti, scusa, la lacrime sono giustamente, come dici, un riferimento alla sofferenza, ma sono anche un dettaglio filologico, di aderenza al mito, perché il mito racconta che Cerere ha ritrovato la figlia, perché all'improvviso la figlia sparisce, no? Abbiamo visto che viene rapita, lei la cerca e riesce a ritrovarla seguendo le sue lacrime, un po' tipo Pollicino. E quindi sotto questo punto di vista il dettaglio è molto importante, perché fa riferimento proprio a quanto narra il mito in assoluto. Poi volevo spendere due parole, Marti lo sa, è una mio una necessità proprio, se devi definirla così, di giustizia, perché questo lo devo dire. Perché quest'opera, so che peccherò di lesa maestà, che Bernini è intoccabile, sì. Nulla toglie al merito del grande scenografo, grande scultore, però sicuramente quest'opera, ancor più la Polo e Daphne, ma anche su questa le prime due opere giovanili, di un certo spessore, è molto probabile, per una serie di elementi, adesso non entro troppo nel dettaglio, ma è molto probabile, ed è lui stesso che ce lo dice, che abbia contribuito alla realizzazione, soprattutto di alcuni dettagli, quelli più iperrealistici, Giuliano Finelli, che a un certo punto si lamenta con Bernini del fatto che lui non gli riconosce assolutamente nessun merito. Bernini su questo è veramente fagocita qualsiasi cosa passi nel suo studio, come era accaduto con Bromini poi del resto, e di conseguenza Finelli si lamenta chiedendo un po' più di visibilità. Bernini per risposta lo licenzia e gli fa terra bruciata, tanto che Finelli poi va a lavorare a Napoli e lavorerà nella cappella bellissima, nel Duomo San Gennaro, nel tesoro di San Gennaro. Finelli dà testimonianza della sua bravura, sì, ci sono delle sue opere bellissime. Io sempre le cito in omaggio a Finelli, alla tua memoria, Emilio, ogni volta che vado a Napoli. Perché so che questa è la tua battaglia ideale. Beh, però no, perché per questione di giustizia, insomma, il povero Finelli che sicuramente ha contribuito qui con altri. Bernini su questo è terribile, l'abbiamo visto. Vado, proseguo? Sì, parliamo con, okay, i corni di Marte, del mese di marzo. Ma, il mese di marzo, dico due solite parole e poi ti passo la parola. Marzo, abbiamo visto che il mese è legato al risveglio della natura, quindi il tema dei fiori, se vedete, ai piedi. Ma marzo, ce lo dice il nome stesso, prende il nome da Marte, il dio della guerra, perché nell'antichità la guerra era un'azione normale, insomma, la vicissitudine faceva parte anche lei del ciclo delle stagioni. E così come al risveglio della campagna, le campagne militari si tenevano a partire dalla primavera, a partire da marzo. Durante i periodi invernali le legioni di Roma si fermavano, andavano spesso a svernare, proprio come gli uccelli migratori, no? In contesti più tranquilli, e poi le campagne militari riprendevano nei mesi della guerra, appunto a marzo. Ecco perché nelle iconografie che rappresentano marzo, l'inizio della primavera, spesso c'è questo duplice tema: da un lato quello dei fiori, quello della natura, ma quello per noi è molto più comprensibile, dal lato invece questo è il corno, i capelli arruffati, volto anche più selvaggio, è quello che è un po' inquietante ed è più difficile da comprendere, ma lo si comprende nel momento in cui si fa viva questo aspetto, insomma, no? Si rappresenta questo aspetto, che è quello delle campagne militari, che legava marzo al rinizio delle campagne militari. Non so, Marti, se vuoi... No, vorrei andare avanti, perché credo che adesso le immagini più interessanti sul Marte suonatore di corno le potete vedere. Adesso abbiamo fatto una selezione in cui c'è questo del corno, appunto, e anche, no? Nella miniatura medievale, quindi anche in quello che è il lavoro letterario, nella composizione anche letteraria, nel Salterio, tutto quello che riguarda la figura di Marte come colui che suona il corno. Quindi questo tema del richiamo del corno lo troverete nella miniatura, nelle iconografie antiche, e andando avanti, mi ledo con le slide. La lancia, però, vedete, no? Il tema militare, sì, della lancia. È quello, e appunto, poi... volevamo dire, il tema della militare che si abbina al tema del lavoro. Come dice anche Mileto, nel tema della ciclicità, è uno dei modi più immediati, soprattutto nell'arte medievale, per dare un senso di realtà
ai mesi, alle stagioni, era quello di associare i mesi ai lavori della terra. Quindi da una parte abbiamo la figura del suonatore di corno e il richiamo con la lancia, quindi il tema militare. Dall'altra, un altro aspetto fondamentale è quello appunto dell'agricoltura, anche lo zodiaco, in questo caso tra Piacenza e Pavia vediamo anche nella cultura antica la figura del mese di marzo, lo trovate qui sulla destra, e con il doppio corno, e anche il segno zodiacale, poi il legame anche con i pesci, molto importante. E ripeto, agricoltura e guerra sono queste le due citazioni iconografiche che noi troviamo spesso per raccontare appunto il tema di Marte e di marzo insieme in questa rappresentazione del mese che dà vita alla primavera. Sì, qui abbiamo messo Piacenza, che sono delle più antiche, appunto il pavimento del Duomo di Piacenza, e Pavia. Queste sono due rappresentazioni musive, mosaici, e questo celeberrimo, sì, siamo stati tante volte, no? Ad Arezzo, nella Santa Maria della Pieve, nel sott'arco proprio, c'è questa rappresentazione che, restaurata poi di recente, ha ripristinato anche le antiche cromie, quelle originali, che sono state trovate sotto una pesante scialbatura, e quindi è un ciclo colorato. Qui abbiamo scelto solo i tre mesi, qui poi è evidente quello di marzo, appunto, eccolo là, il terzo, in questo caso con il flauto, no? E soprattutto l'aspetto molto interessante, come diceva giustamente Mileto, è che ad Arezzo si può ammirare innanzitutto la tecnica antica e il colore originale, cosa molto rara nella scultura medievale, da poter ritrovare, non perché non ci fosse all'epoca, ma perché poi nel tempo il colore spesso si è chiaramente rovinato. E poi potete vedere le didascalie, si inizia già a scrivere, qui ecco Giano Brifionte, che sarebbe gennaio, con il doppio volto, questo è febbraio, vicino appunto vedete al ramo, e poi c'è la figura di marzo con il corno. Quindi con questa corona e questo corno sono i primi tre mesi per noi dell'anno, anche se sappiamo che nel calendario romano era marzo il primo mese, quindi in realtà primavera, l'inizio, l'incipit inizia proprio anche perché a marzo nasceva il nuovo anno del calendario. Esatto. Sì, difatti dicembre era il decimo mese, novembre il nono, non il dodicesimo, no? Proprio perché poi dopo l'undicesimo era gennaio, febbraio, e poi iniziava il calendario da marzo, esattamente. Difatti anche qui, se vedete, il primo riferimento proprio, no? E questo è molto, molto importante, assolutamente. E andando avanti, abbiamo scelto poi qui una rappresentazione dell'iconologia di Cesare Ripa, che è quella dell'equinozio della primavera. In questo caso, perché proprio il 21 si entra nel nuovo segno zodiacale ed è, vedete, rappresentato appunto il Capricorno. E qui abbiamo messo proprio la descrizione che si fa in questo manuale. Questo di Cesare Ripa era un manuale di come andavano rappresentate le allegorie. Quindi come devono essere definite le allegorie. E quando lo specifico, Ripa ci dice che la primavera deve essere rappresentata come una fanciulla coronata di mortella e che abbia piene le mani di vari fiori. Avrà presso di sé alcuni animali, giovanetti che scherzano, quindi fiori e animali. Viene un po' meno, tra il Rinascimento e l'epoca barocca, il tema invece della marzialità, il tema della guerra che troviamo ancora nelle rappresentazioni, fino alle rappresentazioni medievali. La fanciulla si dipinge perciò che la primavera si chiama l'infanzia dell'anno. Perché si sceglie una fanciulla? Perché la primavera, come diceva adesso Martina, è l'infanzia dell'anno, cioè perché lì inizia l'anno, in realtà. Questa antica concezione che non voleva gennaio come primo mese, ma che voleva appunto quello di marzo, quello della primavera, come incipit, come inizio dell'anno. Le si dà la ghirlanda di mortella perciò che Orazio nel libro, e qui poi cita Orazio, che appunto ci parla dell'inizio del nuovo anno con il tema del fiore. Tema dei fiori. Tema dei fiori, che è un tema poi che avrà una larghissima presenza nella rappresentazione appunto nel tema primaverile. Qui abbiamo messo uno splendido affresco, adesso sta l'archeologico di Napoli, proveniente dalla villa di Aranna di Steabbia, in cui è rappresentata appunto di spalle, in una maniera estremamente moderna, se non fresco del primo secolo dopo Cristo, la primavera, vedete, rappresentata nell'atto di cogliere i fiori. Spesso c'è anche questa simbiosi in qualche maniera, sono due figure differenti, ma spesso insomma in relazione la flora e la primavera.
proprio nel periodo, ecco, di flora si tenevano i ludi florales. I ludi florales sono una festività molto sentita, si teneva verso la fine di aprile, quindi già in primavera inoltrata, ed era legata proprio alle tematiche anche del buon propiziatore, del buon raccolto, della vita che riprendeva vigore. E a un certo punto ci dicono anche proprio le fonti che questo periodo è un po' il corrispettivo di quello che sarà poi il carnevale in epoca medievale, no? In cui ogni azione è anche più lecita, c'è una maggiore libertà. E oltre alla libertà di parola che sgorga come oscenità, le prostitute, a seguito delle insistenze della plebe, cominciano a togliersi i vestiti. E c'era anche, durante questo periodo di Ludi Florales, un passaggio proprio apicale, era costituito, questo è innanzitutto il Tempio di Flora, che è stato individuato, queste strutture, Piazza Barberini, proprio sotto i pressi dell'ex teatro Barberini, accanto al cinema. C'è un cortile interno dove si vedono queste strutture che sono state identificate come strutture di flora, appunto. E vi dicevo, c'era questa parte che prevedeva la Nudatio Mimarum. La Nudatio Mimarum era in pratica quello che oggi chiameremo uno striptease, uno spogliarello, soprattutto tenuto dalle prostitute, che era un po' il momento l'apice, il momento più alto, anche insomma, no? In termini anche di favore di popolo. Qua vi ho riportato un passaggio, un duplice scritto, che fa riferimento a un episodio storico. Catone assiste anche lui ai ludi floreali, organizzati dall'edile Messio. Il popolo però, che succedeva? Che alla fine dei ludi si chiedeva la Nudatio Mimarum, cioè si chiedeva che le attrici si spogliassero. Però c'è presente Catone nel teatro, e quindi tutti conoscono il suo grande rigore, e allora il popolo si vergogna di chiedere alle mime di denudarsi, di spogliarsi. Catone lo viene a sapere e allora, grazie al suo amico Favonio che gli siede accanto, e si allontana dal teatro per non ostacolare con la sua presenza lo svolgimento del consueto spettacolo, visto che insomma la consuetudine, allora lui se ne va per permettere. Mentre usciva il popolo, dopo averlo clamorosamente applaudito, volle che si continuasse come prima, quindi insomma no, prosegue. Però sempre lo stesso episodio, questa era la chiave più solenne, la chiave no, Catone, che Marziale invece, con l'ironia che più lo contraddistingue, dice, rivolto a Catone: visto che conoscevi le cerimonie care alla festosa flora, visto che sai comunque come andava a finire, gli allegri giochi e la sfrenatezza del popolo, perché sei entrato in teatro, Severo Catone? O sei entrato solo per uscirne? Perché non è entrato per fare la scena, hai fatto apposta, perché eri consapevole di quello a cui andavi incontro, no? Questo proprio per dirvi che questo periodo della primavera c'è tutta una serie di giochi, di elementi, che facevano anche sia nel mondo teatrale, ma non solo, che facevano proprio riferimento a questo risveglio, a questa nuova vita che ciclicamente ogni anno si riproponeva. E di questo poi Assolutamente. abbiamo un esempio, ecco, anche poi nell'arte del Rinascimento. E cosa molto importante, come diceva giustamente Mileto, i ludi florales erano un'importante occasione anche di incontro, di rappresentazione. E questa consuetudine per la quale poi queste attrici dovevano poi spogliarsi in pubblico farà sì che nella cultura romana le donne non potessero interpretare ruoli attoriali, o meglio, che ci fosse poi una sorta di pregiudizio nei confronti di attrici donne, motivo per il quale gli attori nel teatro indossavano delle maschere non solo per amplificare la voce, ma spesso anche per cambiare ruolo, perché il fare l'attrice per una donna era considerato qualcosa di poco conveniente, proprio in ricordo di questa tradizione dei ludi florales, che si svolgevano anche a ridosso di grandi teatri, per esempio Campo dei Fiori a Roma, a ridosso dell'antico teatro di Pompeo, ha un'etimologia legata al culto dei ludi florales, flora, quindi legato ai fiori, a ridosso di quello che era l'antico tempio anche di Venere. Quindi c'era una grande importanza riconosciuta a questo, diciamo, evento pubblico in primavera, e soprattutto questo avrà poi purtroppo un effetto negativo nei confronti delle donne che verranno in qualche modo penalizzate nel caso volessero fare le attrici, perché venivano viste come donne di facili costumi, e questa tradizione purtroppo sarà difficile da scardinare per molti e molti anni anche nella storia del costume e nella tradizione culturale romana.
E proprio per rimanere in tema di flora e di primavera, non potevamo che non salutare questo giorno con il quadro forse più famoso al mondo sul tema, uno dei quadri a me più chiari per tante simbologie e uno dei più straordinari esempi di rinascita e rigenerazione attraverso la bellezza, la cultura e l'ingegno. Parliamo di Sandro Botticelli, parliamo della sua primavera, commissionata intorno al 1480 dal cugino di Lorenzo il Magnifico, chiamato Lorenzo il Popolano. Per alcuni anni, per un breve periodo, questo quadro fu presente nel Palazzo Medici di Via Larga, nel quartiere di San Lorenzo, il vecchio palazzo della famiglia Medici. Poi Vasari, nel 1550, lo cita nella Villa Medicea di Castello, di proprietà del Granduca Cosimo I. Va avanti questo spostamento del quadro, viene citato nel guardaroba mediceo e pensate agli inizi del Novecento anche alla Galleria dell'Accademia, fino a quando poi verrà spostato alla Galleria degli Uffizi. Andò all'Accademia perché l'Accademia delle Arti del Disegno a Firenze aveva bisogno anche di un quadro così importante per poterne studiare tecnica e dettagli. Quindi è stato sempre riconosciuto nella storia di Firenze, della famiglia Medici, come un grande capolavoro. È un quadro che collochiamo in un momento di Botticelli molto complesso ma anche interessante della sua vita. Sandro Botticelli è un grande amico di Lorenzo il Magnifico, è un grande amico anche di Giuliano de' Medici, purtroppo scomparso nella congiura dei pazzi, ordita da Iliario e da Sisto IV della Rovere, ed è un giovane pittore che cerca un po' la sua identità artistica proprio grazie alla vicinanza della famiglia Medici. Nel 1481 Botticelli viene chiamato a Roma proprio da Sisto IV per decorare insieme ad un altro gruppo di artisti la Cappella Sistina. Ritorna a Firenze e ancora oggi sono in dubbio i critici se in qualche modo Horn, soprattutto se può sdatare il quadro dopo il rientro da Roma, se iniziarlo prima, poi lasciarlo sospeso. Diciamo che lo collochiamo negli anni Ottanta, nella grande maturità artistica di Botticelli. Si fa addirittura riferimento a un documento in cui Marsilio Ficino, il grande filosofo a capo dell'Accademia Neoplatonica della Firenze rinascimentale, citava proprio questo valore, questa importanza di Venere e di Mercurio, e non solo per un motivo anche astronomico e astrale, ma anche perché allegoricamente rappresentavano Venere, l'idea dell'amore neoplatonico, inteso come elevazione di se stessi, e Mercurio, rappresentazione dell'ingegno, dell'intelligenza umana. Tra Mercurio e Venere notiamo tre donne, che sono le tre grazie, e dietro la figura di Venere, ora andremo a vedere un po' nel dettaglio, i grandi protagonisti. A destra troviamo la figura di Flora. Flora, vicino a Venere, rappresenta un po' la nostra Proserpina, Core Persefone, rappresenta l'idea della primavera intesa come l'amore che si dona, cioè l'idea del donarsi, del tirar fuori, vedete, questi bellissimi fiori. Vicino a lei abbiamo la figura di Venere. Venere rappresenta l'idea dell'amore assoluto, il concetto di amore neoplatonico. Sopra di lei, infatti, abbiamo Cupido. Cupido rappresenta l'idea dell'amore. E perché? Perché se andiamo avanti, vediamo nella slide successiva un altro dettaglio. Sempre nel quadro, nascosti, poi torneremo all'immagine iniziale, notiamo la figura di Zefiro della ninfa Cloris. In questo primo angolo, un po' decentrato rispetto alle altre scene, nel quadro nessuno ci fa mai caso, ma si vede l'idea di un amore carnale. Zefiro che rapisce Cloris. Quindi è l'idea dell'amore nei suoi tre stadi. Un amore carnale, quello di Zefiro e Cloris, che è un amore inteso come fisicità, come momento, come transizione. La figura di Flora, che avete visto prima, come l'amore che si dona, l'idea del donarsi, di lasciarsi andare, della generosità, e nel punto più alto la figura di Venere, la massima figura dell'amore neoplatonico. Di cosa parliamo? Cos'è l'amore neoplatonico? Cos'è questo percorso dell'uomo? È il valore della conoscenza, il cammino dell'uomo verso la conoscenza. Questo perché siamo in un giardino, che è il giardino delle Esperidi. I pomi sono i pomi della sapienza umana e l'uomo nel suo percorso, in qualche modo la figura della primavera, la figura della donna e l'alter ego del cammino dell'uomo, deve cercare di arrivare alla conoscenza di se stesso, ma anche delle sue qualità, dei suoi talenti, del suo percorso, distaccandosi dalle cose materiali.
Quindi in questo viaggio abbiamo la figura di Mercurio, che rappresenta l'ingegno, la figura delle tre grazie, che sono le tre virtù teologali, fede, speranza e carità, e la figura di queste donne, di una Cloris rapita da Zefiro, di Flora e di Venere. Questi elementi uniti insieme nel grande giardino della primavera cercano di farci capire che cosa? Che la primavera è vista come una rinascita, come una rigenerazione. Marsilio Ficino è il grande filosofo che alla corte di Lorenzo il Magnifico cerca di portare avanti un cammino di rinascita, si parla di rinascimento attraverso le arti, la letteratura, lo studio degli antichi, un neoplatonismo, studiare Platone, che già parlava e nel suo panorama filosofico di un cammino dell'uomo verso la conoscenza, e lo porta a un livello ancora più alto, perché lo contestualizza questo studio platonico nel grande periodo storico, che è quello di Firenze a fine 400, con Lorenzo il Magnifico, in cui abbiamo quindi l'idea dell'uomo che deve lavorare sulla conoscenza di se stesso, delle sue qualità, delle sue virtù, del suo ingegno, e deve progressivamente distaccarsi da tutte quelle che sono le passioni, le cose materiali, che portano in qualche modo l'individuo ad essere frenato in questo viaggio, che invece deve essere libero, fluido, verso la conoscenza, verso l'idea del grande amore, inteso come amore, conoscenza. E questa è la primavera, la rinascita. E infatti sopra la figura di Venere avete visto Cupido, vicino a Venere la figura della ninfa Cloris e poi di Flora, quindi l'amore che si dona, tutti questi elementi che poi possiamo confrontare con la figura di Venere stessa nell'altro grande capolavoro, sempre oggi in Galleria Uffizi, ma in qualche modo compagno di viaggio della primavera, che è appunto la nascita di Venere, in cui troviamo sempre la figura, in questo caso di Zefiro, e la figura di questa donna di lato che avvolge il corpo di Venere, le cui analogie sono sempre quelle legate ai fiori, quindi alla rinascita. Addirittura Botticelli in questo quadro utilizza del color oro, che possiamo rivedere nei capelli di Venere, negli alberi. Anche nella slide successiva, vedete, ci sono poi dei dettagli. E soprattutto c'è il volto della donna più famosa di Firenze, Simonetta Vespucci. Simonetta Vespucci, probabilmente modella di Botticelli, giovane donna di grande bellezza, amata anche da Giuliano de' Medici, fu lei che ispirò probabilmente il grande pittore, che cercò però di distaccarsi, ecco, dal contesto storico, o meglio, da quelli che erano i modelli della sua epoca, perché per Botticelli, nel raccontare un concetto filosofico, era importante lavorare su un'idea, su un qualcosa di assoluto, ed ecco che i colori hanno una valenza simbolica, non sono più colori con un chiaroscuro, con un contesto spazio-temporale. Venere e la primavera sono emblema di questo grande amore, di questa rinascita dell'uomo che attraverso un viaggio dentro se stesso, nel mondo della conoscenza, cerca di elevarsi, di migliorarsi, ed è secondo me uno dei più bei messaggi che l'arte ci può consegnare ogni giorno. È un po' come dicevamo ieri, no, con Chiara, cioè nel senso che nel momento in cui l'arte non è esclusivamente un'immagine visiva, ma ti introduce, ti spinge a una ricerca, a un'elaborazione, a uno studio, a un confronto, ecco. E quindi questo sì, è sicuramente uno degli elementi più alti, anche a più chiavi di lettura, no? Tu hai citato le molteplici allegorie, molte di queste opere sono leggibili su più piano, uno immediato che è quello della bellezza, quello estetico, ma poi tutta una serie di riferimenti molto più complessi che vanno appunto, da come citavi prima Ficino, agli elementi anche di carattere filosofico, agli elementi di carattere anche politico poi in molti casi, per certi aspetti. Quindi quello è sempre diciamo la spinta a osservare dei quadri, ma a cercare di andare, come dicevamo anche ieri, un po' dietro le quinte, no? Cercare di approfondire, poi ognuno magari sui suoi percorsi, sui suoi interessi, sulle opere che lo colpiscono maggiormente. Certo. E soprattutto, come diceva giustamente Mileto, l'arte deve diventare una metafora. Il motivo per il quale noi oggi abbiamo scelto di fare con voi questo incontro non era una lezione di storia dell'arte, era la volontà di riflettere insieme su un tema che ci accompagna, come quello della primavera, affinché ciascuno di noi ne possa poi in qualche modo prendere spunto, riflessione, possa darci anche energia, perché l'arte è questa fonte inesauribile di energia. Per me la primavera di Botticelli, Mileto lo sa, è il quadro più bello della storia dell'arte, è un po' quello che è il senso del nostro lavoro. È uno dei miei compagni di viaggio con cui ho condiviso l'inizio della mia carriera lavorativa, con cui continuo
a credere in quello che faccio, in quello che facciamo, insomma. Quindi per me personalmente è un quadro che mi emoziona molto, e quella è la mia battaglia culturale, ognuno di noi ha le sue, quindi è un sempre bello vederlo, e non vedo l'ora di tornare a farvelo vedere, perché c'è stato anche un nuovo restyling alla Galleria degli Uffizi, per cui adesso considerate che andando agli Uffizi c'è un nuovo look alla sala di Botticelli, le sale sono state trasformate in maniera veramente incredibile, ed è qualcosa da non perdere, quindi non vedo l'ora che ci potremmo tornare. Io insomma sto cercando in tutti i modi di immaginare un'apertura delle frontiere, ecco che la primavera ci accoglierà e sarà bellissimo. E per andare avanti nel tema dei quadri, anche Arcimboldo, quindi la scelta di Arcimboldo è una scelta importante, anche Chiara ne parlava ieri nel suo libro, perché Arcimboldo, Giuseppe degli Arcimboldi, andrà a portare alla corte degli Asburgo un modello quasi di trasformazione, un quadrissimo me, potremmo definirlo, nel Rinascimento. Ieri Chiara parlava di un'immagine di in qualche modo di quadri che prendono vita, no? Quindi rielaborare il quadro e trasformarsi, vestirsi d'opera d'arte. Ecco, Arcimboldo lo fa, e l'Arcimboldo lo fa in che modo? Raccontando le stagioni attraverso gli elementi della terra, fiori, frutta, agricoltura, che sono parte di quella stagione, quindi riesce a far sì che l'arte diventi veramente allegoria e rappresenti attraverso la vita quotidiana qualcosa che chiunque può vedere e può comprendere, perché lavora su quello che sarà poi il tema più bello, più straordinario anche del Seicento, se vogliamo, nella pittura, che è quello della natura morta. Non so se Emile vuole aggiungere qualcosa. No, dettagli. Beh, sì, spesso Arcimboldo viene visto anche un po' come una figura un po' quasi macchiettistica, no? Sia per la curiosità, lui sperimenta un gioco, gli elementi, ma non, in realtà c'è uno studio profondissimo. Hanno fatto una bella mostra qualche anno fa a Palazzo Barberini, dove si metteva proprio in evidenza questo studio, questa analisi del dettaglio, questa sua capacità proprio analitica, tanto che le opere poi rappresentate sono realmente fiori, anche dal punto di vista proprio della ricerca botanica. Erano gli anni in cui cominciavano gli studi anche dei primi erbari, quindi c'è un approccio di carattere scientifico. E anche la scelta che lui fa dei fiori in riferimento alla posizione non è assolutamente casuale. Ci sono tutta una serie di studi, anche negli ultimi anni, che hanno evidenziato quanto lui avesse anche delle capacità di lettura anatomiche, per cui nel momento in cui lui andava a inserire alcuni elementi, lo faceva tenendo conto delle anatomie dei volti, e quindi quindi come un grande artista, insomma, come Michelangelo, come molti altri grandi artisti, Leonardo, lui anche in questa sua lettura, in questa scelta anche dei fiori che andava poi a inserire, i fiori nello specifico della primavera, ma poi lui lo fa con moltissimi altri oggetti, come sapete, lo fa però sempre con una base scientifica molto, molto rigorosa, quindi con un approccio molto, molto rigoroso a questo suo modo di esprimere, che era sicuramente una curiosità, che era accolto come tale, soprattutto all'estero. Difatti parlava giustamente Martina della corte Massimiliano, della corte... La fine della carriera poi ritornerà a Milano, e sappiamo, sempre di studi abbastanza recenti, che aveva la bottega molto vicina alla bottega dove ha iniziato ad operare Caravaggio. E non si può escludere, anzi è molto probabile, che il giovanissimo Caravaggio sia stato, coincidono tra gli anni proprio finali, con quelli iniziali dell'uno, con quelli iniziali dell'altro, sia stato anche, abbia visto dal vivo alcune opere di Arcimboldo e ne abbia tratto poi ispirazione. Non ci dimentichiamo che il primissimo Caravaggio è un autore che affronta la realtà in una maniera molto analitica, un po' con lo stesso occhio con cui l'affronta Arcimboldo, quindi questo gancio tra i due è un gancio interessante, sicuramente può aver costituito uno spunto, ecco, un'influenza, il modo poi di affrontare il dettaglio iperrealistico. Sì, infatti adesso noi cercheremo di andare avanti, adesso ci sarà una carrellata di opere che ci accompagneranno fino alla pittura impressionista, di cui racconteremo proprio questo studio di un aspetto della primavera, che è quello un po' dell'elemento floreale. Quindi il fiore diventa metafora di una stagione che nasce, di una rigenerazione, e la flora dell'Arcimboldo è la divinità romana della primavera, con un'infinità di fiori bianchi.
Questi fiori bianchi insieme ad altri invece però riescono a lavorare su questo contrasto del volto. Quindi immaginate che il tema della rosa sia un tema particolare anche per tutte le allegorie e i simbolismi, ma soprattutto che lui racconti i volti, li vada a ricostruire con tanti fiori. Questo tema dei fiori adesso lo vedremo, se Emile puoi andare avanti, sì. Perché la figura di Flora la troviamo sempre agli Uffizi con Tiziano, Tiziano che utilizzerà delle bellissime modelle dall'Istria, dalla riva degli Schiavoni, così chiamati a Venezia, gli Schiavoni erano gli esuli della Dalmazia, da cui arriveranno le bellissime modelle che Palma il Giovane, Palma il Vecchio, Tiziano, Giorgione e gli altri utilizzeranno come allegorie. E la flora di Tiziano è una flora giunonica, proprio in questo ricordare la flora di cui abbiamo parlato noi. Influenza, sì, in termini appunto, ciclicamente tornano, sia in chiave anche più erotica per certi aspetti, ma anche poi in chiave che sta ad evidenziare un momento di ricchezza, un momento di opulenza, benessere che scaturisce. E questo lo vedrete anche nella poi primavera nell'arte fiamminga, qui parliamo di Rembrandt, quindi sua moglie che viene vestita quindi in questa chiave allegorica primavera, intesa anche come fertilità, come rinascita. Quindi come potete vedere questo è un tema universale che abbraccia l'arte italiana, l'arte fiamminga, che dalla cultura romana arriva fino al pieno poi barocco. E soprattutto per questo la primavera di Gian Lorenzo Bernini esposta nella mostra straordinaria dedicata a Bernini che fu 2 anni fa alla Galleria Borghese è una delle 4 stagioni, sono state poi esposte queste bellissime stagioni, c'è anche la mano di Pietro Bernini, papà di Gian Lorenzo, uh-huh. E qui vediamo l'allegoria della primavera e quindi il tema dei fiori che sono il simbolo della vita che nasce dalla terra, sono chiaramente l'emblema, così come la fanciulla, l'idea di Flora, colei che dà i fiori, che si dona, che avete visto in Botticelli, che avete visto nei Pinax di Reggio Calabria, poi diciamo da Locri, e quindi l'idea della figura femminile allegoria è qualcosa che poi andrà avanti in maniera incessante. Così come Mario De Fiori è uno dei più grandi pittori della cultura romana del 600 in termini di natura morta, e Mario Nuzzi, detto Mario De Fiori, aveva questo studio splendido nella via omonima vicino a Piazza di Spagna, è l'autore di grandi quadri dedicati alle nature morte, lui diede vita ai fiori, nel vero senso della parola, che con lui i fiori presero vita perché il tema della natura morte diventerà un tema dominante. Lavorava spesso a 4 mani con i pittori, in questo caso Filippo Lauri, che si occupavano dell'aspetto figurativo e lui riempiva i suoi quadri con i grandi fiori. Soprattutto nei dettagli di Mario De Fiori ci sono dei particolari incredibili perché lui aveva dei tempi lunghissimi di esecuzioni perché per lui andavano copiati dal vero questi fiori spesso, quindi era importante farli arrivare da lontano, copiarli, rappresentarli e inserirli nella scena. E questi lavori avevano dei costi altissimi proprio perché era complesso realizzarli. Quindi pian piano vediamo che il dettaglio floreale diventa un protagonista dell'opera d'arte. Quindi è un qualcosa di veramente incredibile. Lui, questo serviva anche a dare, ad eternare un bene che è un bene effimero, come quello dei fiori. Soprattutto poi nel 600 c'è un commercio, c'è un'economia proprio che ruota intorno ai temi dei fiori, i fiori rari, e costituiscono essi stessi uno status symbol. Le famiglie aristocratiche fanno a gara per avere i fiori più raffinati, i fiori più belli, i fiori più rari. Di conseguenza, però, esatto. Quindi di conseguenza cosa accade però? Che spesso i fiori hanno però una vita breve, una vita effimera, ed ecco il perché la scelta di eternarli in un'opera che in qualche maniera poteva far sì che poi il nobile che l'aveva acquistata poteva avere davanti agli occhi e mostrare soprattutto poi ai suoi ospiti quei fiori che erano stati nella disponibilità della famiglia ma che magari in quel momento non c'erano più, e quindi avevano anche questa funzione, una funzione anche di carattere legata allo status symbol proprio che i fiori stessi rappresentavano. Assolutamente, e soprattutto vedremo come anche nel 700 con Tiepolo il tema di Flora, l'impero di Flora, quindi questo legame tra Flora, il giardino, la vita, l'allegoria diventerà preponderante, e abbiamo deciso proprio di portare avanti questo lavoro di Flora nel giardino, l'allegoria dei fiori, delle stagioni, perché vedremo come questo linguaggio è proprio un linguaggio universale. In un momento nel quale a fine 800 l'arte figurativa avrà una grande rivoluzione, comunque il giardino diventerà il protagonista dell'opera d'arte.
Per esempio, uno dei primi pittori che rappresenterà una scena di fiori in giardino è Hacker, quindi fiori della primavera. E progressivamente cosa succederà? Che il tema della stagione avrà un dialogo con un aspetto più intimo dello spettatore. Non ci sarà più filosofia come in Botticelli, non ci sarà più allegoria come in Bernini, ma la stagione diventerà una sensazione. Pensate adesso a quanto è bello per noi uscire, respirare l'aria della primavera, i fiori, sentire il calore sul volto. Ecco che la primavera si traduce con un linguaggio nuovo e la figura della primavera, la sua manifestazione diventa il giardino. Se mi vedo poi può andare avanti sicuramente. Sì, questo l'avevamo visto anche con molti, siamo stati alla mostra che c'è stata piccolina ma interessante a Palazzo Bonaparte sugli impressionisti. Abbiamo visto proprio come nella natura dei primi impressionisti ci fosse proprio un contrasto alla dimensione più tradizionale, più accademica. L'accademismo prevedeva che la rappresentazione della primavera facesse riferimento al mito della primavera, eccolo, quindi, no? Quindi l'allegoria, l'impianto, quindi la narrazione storica del mito. I riferimenti, i modelli dovevano essere il mito, la storia, dovevano essere l'elemento filosofico, ma... mentre invece nell'Ottocento, come diceva giustamente Martina, c'è una rivoluzione proprio in questi termini, che è più legata poi al visuale, all'esperienza del momento. E quindi è straordinaria come cambi proprio anche l'ottica dal punto di vista, anche se c'è ancora una frattura. Noi qui vi stiamo presentando quella pittura che è quella poi legata alla rivoluzione impressionista, ma l'accademismo, quell'arte ufficiale, invece ancora si muoveva con i vecchi schemi, quindi per un periodo le due realtà convivono e si sovrappongono e si contrastano anche, però a noi ci piace evidenziare quella più innovativa, quella più rivoluzionaria, indubbiamente. Qui vedete Manet, per esempio. Manet è stato l'autore della grande opera Scandalo, De cene sull'erba, La colazione sull'erba, il primo nudo che andò in qualche modo a creare scandalo a Parigi, ecco appunto. E qui, come vedete, l'idea proprio dell'ambiente, del paesaggio, diventa scenario, nel caso di Manet, di un'azione che sembra semplice, in realtà è ben costruita, ma progressivamente il paesaggio diventerà il protagonista dell'opera d'arte. Perché? Perché i pittori impressionisti capiscono che è importante non tanto il soggetto, ma la tecnica, o meglio, quello che la tecnica vuole rappresentare, la sensazione, la percezione estetica e emotiva, si rappresenta attraverso i colori. Ed ecco che progressivamente, andando avanti dalle prime scene di giardino, di questa primavera in giardino, per riprendere il tema di cui parlava Mileto, un po' più convenzionale, pian piano vedremo però che inizia a mancare la prospettiva, iniziano a mancare i termini dei tratti ben definiti, si va a prediligere, soprattutto nel caso di Monet, qualcosa di più emotivo, di più forte. Questa primavera verrà rappresentata attraverso i fiori. I fiori diventano metafora di qualcosa che è bello, ma è anche destinato a perire, a cadere. Lo dicevi bene prima, attraverso la sensazione. La sensazione. No? Sì, voi pensate alla sensazione che noi proviamo adesso in questa chiusura quando usciamo. All'odore anche della primavera. Io ancora ho questo ricordo, la notte tra il 3 e il 4 maggio, prima che riaprissero dopo il lungo lockdown, ero uscita a buttare la spazzatura, per me era l'unico momento di mondanità, e ricordo che sono inebriata da questo odore di fiori che avevo dimenticato dopo questo lockdown, con questo albero bellissimo bianco davanti casa. Ecco, quella che è la mia esperienza banale, ma che rivivo nei quadri di Monet, ecco perché dico che l'arte poi fa parte di noi, mi fa proprio capire che la sensazione che Monet voleva dare nei suoi quadri era quella della percezione anche del ricordo, della memoria, dell'olfatto, del tatto. L'arte impressionista è straordinaria perché va oltre lo spazio e il tempo. Adesso, vedendo i quadri successivi, ci renderemo ancora meglio conto. C'è anche un'altra cosa che volevo dire, che la rivoluzione è dettata anche da un fattore proprio contingente, come spesso poi accade. La pittura precedente, abbiamo visto, andava sempre più verso un maggior realismo, l'hai detto, no? La profondità, la costruzione degli spazi. A un certo punto questo si interrompe, anche perché fa la comparsa sulla scena dell'umanità un nuovo strumento, che è i primi daguerrotipi, le prime immagini fotografiche. A quel punto scatta un grosso punto interrogativo: l'uomo potrà superare la macchina nella rappresentazione?
la macchina sarà, avrà un dettaglio necessariamente che sarà maggiore, sempre più perfetto, più preciso di quello che può produrre l'uomo. E allora l'uomo entra però in contrapposizione con la macchina. E come lo fa? Lo fa andando a rappresentare quello che la macchina non può fare, ovvero le emozioni. E quindi ecco, sotto questo punto di vista, la macchina fredda, specie in quel frangente, deve essere superata dalla capacità dell'uomo di andare a rappresentare quello che neanche la macchina sa rappresentare. E quindi è da qui l'importanza di saper leggere, percepire e poi riprodurre un tono emotivo. E soprattutto, questo è molto importante, adesso cercheremo di mantenere questo ritmo floreale, no? Fino quasi alla fine, e Sì. vedrete che ci sono questi bellissimi fiori. Questi fiori sono i fiori del giardino di Giverny di Monet e sono la sua primavera, perché lui ad un certo punto nella sua vita farà una scelta, che è quella di staccarsi dalla città, di ritirarsi anche per problemi di vista nel suo giardino, e a Giverny rappresenterà le sue primavere, le sue stagioni, la sua vita, e rappresenterà questi fiori. Andando avanti nell'immagine successiva, vediamo gli stessi fiori del giardino di Monet. Eccoli Quindi qua. questi fiori oggi ripiantati lì sono i fiori di Giverny, uno dei luoghi del cuore che dovrò vedere una volta nella vita quando ci libereranno. Eh sì. E proprio questo tema dei fiori sarà la metafora che adesso vedremo insieme, che attraverseremo proprio per in qualche modo comprendere come il tema floreale sia nel nostro tempo presente la metafora della primavera. Abbiamo anche un ospite, Mila, buonasera. Ecco, Primavera. la nostra primavera. Le mie primavere sono chiuse dietro la porta, per cui... Ecco, andiamo avanti, Mila, tanto siamo quasi, insomma, in Eccola qua, direzione. sì, qui siamo appunto a Giverny, sempre, e poi questo è, molti di loro andranno anche a vivere al di fuori di Fuori. Parigi, nei grandi centri, proprio per andare, all'inizio è un po' anche una necessità di carattere economico, ma poi diventa anche un modo di andare a rappresentare ricercare quegli aspetti che magari erano tipici della campagna, È un po' una quello che vediamo noi ricerca. adesso, eh? Adesso Sì, c'è sì, questa sì, sì, ricerca sì. nel giardino, e un altro tema importante è quello dei fiori, perché per esempio, parlando appunto dello spostare l'attenzione sul fiore, qui parliamo di Van Gogh. Van Gogh ha dedicato ai fiori gran parte della sua vita per tante motivazioni. In primis perché lui, nella fase finale della sua vita in manicomio, ebbe a Giverny, scusatemi, nella sua zona, diciamo, in manicomio, ebbe questo conflitto forte con se stesso, con la sua vita passata, ma trovava nella pittura un grande sollievo. La pittura sarà la sua terapia. Van Gogh nella sua vita ha prodotto veramente oltre 2000 quadri, incredibile, perché per lui la pittura era un po' una grande terapia con la quale superare i suoi conflitti, tant'è che lui spesso lavora con la linea tonda, che è la pennellata detta stenografica, cioè che va a stenografare la sua anima, la sua inquietudine, e i suoi colori, così come i suoi tratti, sono più o meno intensi, maggiore o minore era la sua sofferenza. Perché l'albero? Perché il fiore è vita, rinascita, è fragile, bisogna prendersi cura di un fiore, bisogna saperlo amare, proteggere, ma anche rappresentare. Ed ecco che in queste due opere e nel quadro di Van Gogh, questo di Albicocco in fiore a primavera, la fioritura avrà sempre un ruolo fondamentale, perché nella sua fase più cupa, più dura, più complessa, lui cercava sempre la modalità con la quale trovare in qualche modo una nuova fioritura, un nuovo equilibrio. La sua vita sarà in continuo conflitto, avrà un grande psichiatra che lo seguirà, avrà l'affetto di suo fratello Teo, ma soprattutto, che è un po' anche il tema della nostra copertina, lui avrà un evento che allieterà la sua vita, che è la nascita di suo nipote, il figlio del fratello. Ecco che questo ramo di mandorlo in fiore ha dei rami più secchi, un ramo con dei rametti secchi, però ci sono dei fiori pieni, bianchi, luminosi. La vita è rinascita, rigenerazione, quindi la primavera per Van Gogh è questa ripartenza, questo darci una possibilità, nonostante tutto, darci una nuova possibilità. E per questo il tema della primavera viene poi associato anche nell'arte, come volo. Magritte, il grande padre dell'arte astratta, utilizzerà, vedete, questa siepe dalla quale poi tirerà fuori questa rondine, fatta però della stessa materia degli alberi, che metterà fuori in questo cielo.
un cielo privo di consistenza, privo di spazio, privo di tempo, ma che ci apre la strada all'immaginare una vita quasi tridimensionale, perché se noi fissiamo la nostra rondine vediamo che siamo proiettati in un gioco effetto ottico che è quello della siepe. Contestualmente, se stacchiamo l'immagine, vediamo un cielo. E andando ancora a vedere questo quadro e confrontandolo poi con anche una nostra realtà europea, in particolare poi italiana, vediamo come l'esplosione dei fiori, questa esplosione primaverile, sarà una grande evoluzione dell'arte dei primi del Novecento. Per cui quest'arte astratta che racconterà con Magritte o anche Dalì concetti, anche ossessioni, inquietudini o anche pensieri emotivi, verrà tradotta da Klimt, Muce e Chini come una grande fioritura. Klimt è l'artista che racconta attraverso quindi fiori, attraverso l'oro, questa via alternativa all'arte ufficiale, se parliamo di secessione viennese. Muca racconterà con le sue quattro stagioni, con quattro bellissime fanciulle, il tempo che passa. E Chini stesso, grande artista poco conosciuto, quest'opera l'ho presa per esempio anche da un suo lavoro interessante di cui è esposto anche una parte al Museo delle Arti Decorative Boncompagni Ludovisi, e qui si vede proprio la figura di Art Nouveau. Ecco, leggo adesso di Maria Cristina Ricciardi, dove l'architettura diventa natura. È proprio questo, lo spazio diventa un'opera d'arte, la natura diventa un'opera d'arte, perché non è più importante rappresentare un oggetto nella sua dimensione reale, ma è la sensazione che quel luogo, quell'oggetto, quel paesaggio ha dentro di noi. E quindi noi nel nostro vedere possiamo vedere un cielo viola, un prato blu, perché non ha più il colore come immagine fotografica. La fotografia serve a far sì che noi rivediamo lo stesso luogo associandoci sensazioni, stati d'animo, emozioni. E quindi l'arte diventa un'arte libera, un'arte in cui l'elemento floreale diventa simbolo di libertà. Sì, la natura costituisce questa matrice un po' comune che poi viene rielaborata nelle varie tra autori differenti tra di loro, che però, vedete, hanno una matrice comune fondamentalmente, no? Quindi questo è in assoluto, c'è un errore, Chini e Klimt sono invertiti, il testo sotto, scusate, nella sequenza di parlo. Quindi sotto questo punto di vista sì, assolutamente, ma si riallaccia sempre anche a quanto dicevamo prima, di questa necessità di contrastare. Non ci dimentichiamo che questi erano gli anni in cui ancora l'accademismo ci propinava lo storicismo, per cui il modello doveva essere il modello greco-romano, delle architetture greche romane, gli stilemi, no, quelli che riporteranno ormai al trito neoclassico fino a riempire le città, con anche la nostra, di chiese neorinascimentali, neogotiche, neobarocche, invece in questo caso il modello di riferimento anche architettonico non deve essere più esclusivamente il modello tradizionale del mondo greco-romano che ormai sarà abusato, ma un ritorno alla natura. E qui, insomma, nelle varie vesti, nelle varie forme, dalla decorazione all'arte anche grafica, ne abbiamo, insomma, sintetizzato alcuni, ma ovviamente il tema è molto più ampio di quello che possiamo fare. Infatti trattare. Adesso volevamo darvi un estratto, quindi insomma adesso andiamo anche verso, ecco, le fasi finali. Matisse, che nella sua fase matura di vita, negli anni 40, avrà dei problemi anche che lo porteranno a dover stare seduto sulla sua sedia a rotelle, lavorerà con i papier de coupier, con questi collage, e ci sono anche dei bellissimi elementi ai Musei Vaticani. La primavera di Matisse è un'esplosione di colori, proprio perché i colori per Matisse sono il modo con cui l'uomo può esprimere le sue sensazioni, ma anche rivederne, ricordare attraverso i colori. Ed ecco che queste forme tagliate e incollate con la tecnica dei collage diventeranno uno dei simboli più affascinanti dell'ultimo Matisse. E soprattutto, proprio andando avanti, vedremo come poi si arriverà negli anni 90 nell'arte, nuovo astrattismo, non nuova arte, non figurativa, a lavorare sulla macchia di colore, perché è il colore che noi associamo visivamente all'idea. Per esempio la primavera di Twombly è una primavera con macchie di colore che il nostro occhio, abituato da una sua esperienza spazio-temporale storica ad associare, allinea come fiori, ma il colore giallo e il colore rosso sono delle macchie. Però per noi l'evocazione di questo colore può essere associata all'idea di un fiore, di una rinascita, ecco perché poi si chiama primavera. Sì, poi lui ci inserisce anche degli elementi testuali, non so se vedete Enrico, dei suoi notazioni, del suo vissuto, diventa sempre più personale poi il rapporto
tra la primavera e l'opera che poi viene qui rappresentata, come nel caso appunto di Twombly, sì, un percorso sempre più che si astrae sempre di più anche dal contesto del pubblico, ecco, se vogliamo, ma diventa proprio un dialogo sempre più stretto, sempre più personale, un po' come diceva prima Martina rispetto a Van Gogh, quando l'opera diventa anche una necessità per l'autore, no? Molti autori hanno vissuto il loro modo di rappresentare le opere come una necessità. Van Gogh forse è uno degli esempi più eclatanti, ma la schiera è lunghissima, lo stesso Klee, insomma, ce ne sono veramente un'infinità in questo senso. E poi volevamo chiudere questo nostro racconto con qualche riferimento a luoghi d'Italia dove i fiori la primavera hanno un impatto sociale, culturale ancora oggi molto forte. Sanremo, la città dei fiori, c'è questa bellissima statua sul lungomare di Vincenzo Pasquali che è l'allegoria della primavera, sempre questo tema della donna, Flora. E a Sanremo c'è anche una bellissima sfilata nella quale vengono proprio ricostruiti dei fiori enormi, grandi, che si in qualche modo che possono ammirare nel centro, nel lungomare, ed è molto bella questa rappresentazione di fiori. Così Sì, come. ancora esatto, ancora la festa della primavera, le feste che poi sono legate appunto alla Sono tradizione, siamo partiti da importanti. quelle, no? Agropastorali contadine, rilette poi spesso nella rilettura in chiave cristiana, ma hanno sempre una matrice comune, che è quello del propiziare il buon raccolto, del tema della fertilità. E uno degli esempi più interessanti è proprio d'acqua pendente, quello dei pugnaloni. Queste enormi tele che vengono realizzate esclusivamente con prodotti della terra, fiori e semi in particolar modo. Eccoli qua. Quindi, no? Questo insieme di fiori e di semi che poi vengono fatti sfilare in una vera e propria processione. Poi c'è un premio, un concorso che viene fatta sfilare. E un altro molto bello invece è Altra celebrità. Milano, un nostro amico Emiliano, tra l'altro parte del comitato organizzatore dell'Infiorata con la sua associazione, ci ha gentilmente anche concesso queste foto e potete quindi vedere che a Genzano questa tradizione che va avanti dal Settecento, se non ancora ogni anno per il Corpus Domini, purtroppo chiaramente il Covid ha fermato l'edizione del 2020, tema anche questa del 2021. È interessante perché in questo caso anche vengono creati dei quadri con petali di fiori e i quadri sono spesso ispirati a temi, a momenti dell'arte, proprio perché questo legame tra primavera e mondo dell'arte è qualcosa di molto forte. Ancora oggi il comitato organizzatore dell'Infiorata sceglie dei temi ispirandosi anche ad alcuni momenti della storia. Quando fu l'anno di Caravaggio nel 2010 ci fu una bellissima Infiorata a tema Caravaggio. Quindi diciamo che il tema è un tema interessante perché ha un legame molto forte con il mondo dell'arte e le altre foto che seguono invece potete vedere sono la fine. Questo è un dettaglio per farvi capire il livello di accuratezza con il quale i maestri infioratori vanno a lavorare. È un lavoro straordinario e alla fine di questa occasione La spallata. tutti quanti sono poi autorizzati ad andare a rompere questi quadri. Quindi anche in questo caso la festa, il conviviale, è qualcosa che parte dai ludi florales e che arriva fino ad oggi. Quindi è quanto di più vicino a noi, molto più di quanto si possa poi I bambini immaginare. scendono di corsa, c'è la famosa spallata, iniziano i bambini che vengono, perché la strada, per chi ha presente, è leggera pendenza, quindi adesso la foto un po' schiaccia, ma è un discesa, e dall'alto i bambini scendono di corsa, c'è la spallata, appunto, e poi tutti entrano all'interno della scena dei quadri, un po' tipo un concetto del mandala, no? E vengono poi distrutti. E sì, poi questo è proprio il connubio più alto tra arte, abbiamo deciso di chiudere un po' con questo tema, perché è quello poi più vicino a quello tra l'arte e la primavera stessa, la natura, no? In realtà, per chiudere. Antonella diceva giustamente, io alcuni commenti li vedo, altri no, che al Museo del Fiore di Torre Alfina avete Sì. visto insieme la preparazione di alcuni quadri. Sì, è vero, mi ricordo anch'io. E chiudevamo poi con questo che è un altro simbolo, no, Mile, Eh della sì, nostra primavera assolutamente. a Roma, street art, sono Questo è Gerico. Jericho, e per me è il mio preferito, però ognuno ha i suoi, ed è assolutamente una rielaborazione straordinaria di questo lavoro di un Van Gogh, quindi questo tema del mandorlo in fiore, la L'abbiamo rinascita, visto prima, no? È lo che stesso che abbiamo visto prima, sì.
le due dita, quindi citazione michelangelesca intesa come creazione ma anche come rigenerazione. Secondo me il messaggio di Gerico è forse quello più forte e più emotivo, passatemi questo termine, nel complesso di Turmarancia, perché con il suo messaggio anche primaverile di rinascita va perfettamente a rappresentare quello che la street art ha in qualche modo significato per questo quartiere, quello che è stato il progetto di questo grande spazio urbano che è appunto il complesso di Turmarancia. Non so se Mile, che ama molto questo luogo, vuole dire qualcosa. Beh sì, no, questo è un luogo straordinario con tutte le complessità poi che ha, le vicissitudini, ma sono, insomma, oggetto del tema di questa sera, sicuramente. Poi tra l'altro qui c'è proprio una sintesi perfetta, perché c'è la tradizione Michelangelo, quindi il massimo tradizione classica, la tradizione moderna Van Gogh in una scena modernissima, perché poi questa è un'opera 2000, non mi ricordo, mi sembra 2016, grazie, quindi è proprio un'opera recentissima, quindi vedete, però con un linguaggio anche al contempo anche estremamente moderno, no? E poi con questo dialogo stretto con le abitazioni, il condominio proprio, con coloro i quali vivono all'interno di quelle abitazioni. Sì, ci sembrava, insomma, eravamo d'accordo con Martina a chiudere con questa immagine, perché ci sembrava una di quelle che maggiormente potesse in qualche maniera rappresentare questa breve passeggiata che abbiamo fatto insieme questa sera. E soprattutto il tema di Gerico è quello che poi è secondo noi il tema chiave. L'arte come motore di trasformazione e di cambiamento, perché nel caso di Turmarancia la riqualificazione dei lotti è nata proprio da un progetto artistico, quindi dove c'è stato un dialogo tra comunità, spazio architettonico e opere. Ma soprattutto può andare anche avanti, perché l'abbiamo ripresa poi nell'ultima. La cosa che a noi piaceva molto era, no, basta che arrivi a schermo intero, era semplicemente quella di dare questo messaggio, che è un messaggio di speranza, di rigenerazione. Quindi l'arte è un motore straordinario, perché permette all'uomo di guardare dentro se stesso, no? E soprattutto permette anche di immaginare, di progettare, di ripartire. Quindi è un po' la metafora della primavera, l'arte come motore per in qualche modo prendere coscienza del passato, immaginare un presente ma anche rigenerare un futuro, quindi immaginare un futuro, una ripartenza. Ecco, per noi questa è la primavera che viviamo per fortuna ogni giorno nel nostro lavoro, perché l'energia che noi riceviamo anche dal pubblico, da chi ci segue, dal mondo che ogni giorno cerchiamo di comunicare, è qualcosa di straordinario, è comunque una primavera. Quindi oggi vogliamo farvi gli auguri di questa nuova primavera, con noi molto vicine, e ricordarvi che poi, diciamo, il bello, no, non ci abbandona mai, quindi la primavera è spesso vicina a noi, basta solamente saperla vedere. E vi ringraziamo, diciamo, anche per l'attenzione, anche grazie a chi ci saluta, chi dice che ci manca molto Piazza Margana. Anche a noi manca molto, soprattutto perché noi abbiamo a Piazza Margana un bellissimo glicine, o meglio, la proprietà del palazzo, nostra cara amica, ha un bellissimo glicine che è quello che si vede passando a Piazza Margana e che si affaccia sul palazzo nel quale siamo anche noi. Quindi è un po' un nostro amico di una primavera che quest'anno vedremo in maniera diversa. Però veramente vi ringraziamo dell'attenzione, delle belle cose che ci state scrivendo. E vi ricordo che ci rivedremo, per chi sarà con noi, nel corso mercoledì di Mediolanum, storia e trasformazione di una città. Parte questo videocorso in diretta o anche registrato per chi non può. Ci rivedremo alla masterclass con Mileto sabato e domenica, dedicata a Roma svelata. Quindi queste immagini, documenti, racconti di Roma nei 150 anni, dalla breccia di Porta Pia. Diciamo dalla breccia di Porta Pia sino alla caduta del regime fascista, quegli interventi postunitari legati poi all'evoluzione, alla trasformazione della città in quegli anni, in un parallelo tra demolito e costruito, quindi ci muoveremo su questo duplice binario. Queste sono le cose che appunto vi stiamo semplicemente citando per dare un senso a quello che avevamo detto finora, e soprattutto, e questa appunto è la masterclass di Roma Svelata, e soprattutto però non vogliamo abbandonare i live fanno parte un po' di noi, del nostro contatto con il pubblico, quindi sicuramente adesso in settimana stiamo riprogrammando
e nuove dirette, anche per arricchire le tematiche, i nostri dialoghi, il confronto con il pubblico. Quindi grazie a voi, grazie a grazie tutti voi, a Antonella, tutti. Leggevo prima anche Francesca, la collega Pina, grazie a tutti. Non riusciamo a leggere tutto, ma vi svelo anche un segreto, Mileto non ha visto niente fino adesso, no, meglio se non le slide, sì. E ormai noi andiamo sulla forza del pensiero. Sì, c'è stato un attimo... Ecco, sì. Quindi diciamo se avete visto... abbiamo usato uno strumento nuovo, questo StreamYard l'abbiamo usato ieri per la prima volta e oggi, quindi dobbiamo ancora un po' settarci su questo nuovo strumento. Però per questo sorridevo, perché appunto io sapevo che lui vedeva le immagini, però non vedeva le mie espressioni, i commenti, quindi il backstage nessuno ha visto nulla, siamo andati live nel vero senso della parola, siamo primaverili anche noi, un po' floreali, ecco. Ci mancano anche i fiori, però ho messo gli orecchini con i fiori, mi vedo, volevo dargli una ghirlanda, non ho fatto il tempo, ma insomma... Comunque, poi vabbè, questa la registrazione rimarrà su... Assolutamente, su signori, noi registriamo tutto. Qualsiasi cosa. Poi domande, qualsiasi cosa, insomma, ci scrivete, lo sapete, i canali li conoscete. Quindi davvero grazie a tutti voi, è stato molto bello, grazie per le belle informazioni, messaggi e sempre in accoglienza. Ecco la nostra super primavera Mila, ecco lei. Ecco la primavera. Buona primavera, Mila. Ciao. Ben arrivata. E signori, a presto, allora con grande piacere, sapete quanto io ne sia felice, lanciamo la nostra sigla e ci vediamo presto per un altro live. Buonasera a tutti, ciao, buona primavera. Ciao a tutti, grazie.